Bene, ciao Andrea. Come state? Tutto bene? Tutto bene, ti presento Mattia Casarini. Hai sentito la voce di Filippo, che è il regista, nonché il padrone di casa. E quindi... Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno, piacere. Allora, piacere Federico mio. Pellegrino è un grandissimo sci di fondo, un grandissimo atleta di sci di fondo. Sì, e non è fratello di Federica Pellegrini. E soprattutto è un grande. Allora, volevo chiedere la prima cosa che mi è venuta in mente adesso che ti abbiamo presentato. Uno sì. Tristo l'hai avuto dentro in agenzia con te, ma no, sto scherzando, sto scherzando, perché hai dei nomi qua in agenzia come manager incredibili. Hai un occhio per i campioni incredibile. Ma diciamo che con l'esperienza, con gli anni, ormai è quasi 30 anni che faccio questo lavoro, per cui l'occhio e il fiuto ce l'ho. E poi devo dirti che la fortuna che ho è che ultimamente sono gli atleti a contattarmi, non sono più io che li cerco, ma sono loro a contattarmi. Anch'io volevo una vita come la tua. Ecco, una cosa che devo dirti è che la cosa più importante del mio lavoro è che al primo posto c'è la passione, è un po' quello che muove tutto in questo mondo, no? Perché se tu hai questa passione dentro, superi le difficoltà, superi gli ostacoli, e quindi assolutamente il fuoco che muove il mio lavoro è la passione. È quello che ci ha fatto incontrare, è quello che ci ha fatto incontrare in radio oggi, perché gira numeri, gira amicizie varie, e siamo arrivati a te e ci hanno fatto incontrare. Mattia, se vuoi fare, entra pure, non ti preoccupare, che noi stiamo parlando. Parlavate di passione, mi sentivo quasi il terzo incomodo. Vedevo così appassionato, ho detto non è che disturbo. No, ma hai capito, che manager che c'è qui, cioè non so se assolutamente. Io vorrei fare una domanda ad Andrea, se è possibile. Vai Mattia. Andrea, vai. Ma tu sapevi del fatto che Alberto Tomba ha girato un film, giusto? Alex Lariete? Esatto, ma non è colpa tua, giusto? Non è colpa mia. Io volevo sapere solo questo, Andrea. Solo questo. Non è colpa mia, perché avevo già finito di lavorare con lui e quindi non sono colpevole. Vedi che gli uomini fortunati sanno quando smettere. Volevo dire, a parte Andrea, tu sei dalle parti nostre, sei trevigiano, mi sembra. Sono veneziano e abito a Treviso e lavoro a Treviso. E ho un ufficio anche a Milano. Ascolta, intanto io, nel senso, la tua il fatto che tu sei con noi in questo programma di Riso fa buon sangue, sì. E poi Radio fa buon sangue, ma è perché, per far capire anche poi, come stavi spiegando tu, la passione, sì, aiuta a fare un po' tutto. Cioè, il fatto di essere dei campioni non vuol dire che è così semplice e facile. Ci vuole lavoro, ci vuole costanza, ci vuole, tu lo sai benissimo, avendone. Assolutamente, perché devo dirti che quelli che adesso sono dei campioni, anche quando erano ragazzi, ci hanno messo un impegno e una passione pazzesca. E quando io in qualche lezione, perché faccio anche formazione nei master di sport marketing, chiedo a questi atleti: ma tu hai fatto sacrifici? Loro mi rispondono: no, io non ho fatto sacrifici, perché io non andavo in discoteca, non uscivo con i miei amici perché il giorno dopo avevo allenamento. Ma per me non era un sacrificio, non era una mancanza il fatto di, perché comunque avevo un obiettivo. Cioè, da piccolino sognavo di arrivare alle Olimpiadi, e arrivare alle Olimpiadi è il massimo che un atleta possa aspirare. La passione per noi è legata anche al fatto di donare il sangue. Cioè, io credo molto sul fatto che non esista il fatto di aver paura del lago, di aver paura di donare il sangue. Cioè, in questi 15 anni ho conosciuto tantissimi avisini, o anche donatori di sangue, che si sono appassionati subito dopo aver dato la prima donazione. Quindi diventa anche una passione il fatto di donare. Assolutamente sì, ma ti devo dire che gli atleti che ho la fortuna di assistere sono tutti atleti con una grande sensibilità e un grande senso legato al sociale, e quindi il fatto anche di donare il sangue è un qualcosa che gli atleti devono fare e si sentono di fare, perché comunque è un
un qualcosa che gli fa sentire meglio, secondo me. Andrea, io bene. Direi che noi dobbiamo comunque risentirci, perché ho tutta una serie di domande da farti che dovremmo fare tutta la puntata con te, perché no, non ti preoccupare. No, perché avrei tutta una serie di domande che mi stanno venendo a, come si dice, Mattia, tu hai capisci? Guarda, ti racconto una cosa, che ieri ho fatto una diretta con il presidente del CONI, Giovanni, l'ho vista con Giovanni Malagò, e a un certo punto abbiamo avuto la sorpresa che è entrata Federica Pellegrini a fare la sorpresa al presidente del CONI. Ho visto. E quindi io ho una serie di domande da farti che andremo sul serio fino alle 8 di sera, quindi invito già adesso Andrea ad essere dei quando nostri. Ah, poi io ti guarda che una promessa davanti a non so quanti milioni di ascoltatori. Assolutamente. Allora, Andrea, io avrei bisogno anche che tu lanciassi un fatto che, se è possibile, i testimoni che tu conosci, i ragazzi che tu hai, se li facessi passare per Radio Favonsangue, perché abbiamo bisogno di persone che diano la loro esperienza. Cioè, il fatto, soprattutto in questo momento, la domanda che avevo era come si fa a ricominciare con lo sport, ma so che Andrea saremmo lunghissimi, se in poche parole riesci a dirmi come facciamo a ricominciare anche per lo sport e per i tuoi campioni? Guarda, lo sport fa parte della nostra quotidianità e quindi sarà sicuramente un elemento di rinascita dopo un periodo come questo. I campioni scalpitano perché comunque a stare in casa non sono capaci. Si sono dovuti adattare in questo periodo e sono stati un esempio di resilienza eccezionale, perché gli atleti hanno dentro di loro quella forza che anche nei momenti di difficoltà gli fa superare le difficoltà. Tenete presente che non si arriva alla vittoria se non si passa per la sconfitta prima, no? E quindi questo è un concetto molto importante. Andrea, forse noi riusciremo, grazie anche a Mattia, e lo sa Mattia perché ne abbiamo parlato al telefono, a fare una serata, se Dio vuole. Riusciremo forse a fare una serata. Se Dio vuole è il titolo della serata. Esatto. Se Dio vuole si chiama. E si chiamerà Riprendo da te. O riprendo date, visto il guarda, quello che hai detto tu prima è importante, perché lo sport è una palestra di vita, no? Ti insegna delle regole lo sport, che se le porti poi nella vita di tutti i giorni sei un uomo migliore. La persona che è stato il nostro gancio è Antonio Fantin, che è un campione paralimpico, ma è eccezionale, plurimedagliato, no? Plurimedagliato, è di Bibione e nuota a Lignano. E pensa che pochi giorni fa, in un'intervista alla Rai, gli hanno chiesto: ma non hai paura che ci sono tra poco gli esami di maturità? E lui ha risposto: no, perché io quando mi approccio a una gara, un mondiale, un europeo, so quali sono i passi per arrivare alla gara. Se io lo trasporto anche nell'esame di maturità, è la stessa identica cosa. Allora facciamo così, Andrea, noi ti dedichiamo una canzone in velocità di Lenny Kravitz, si chiama Ride, però prima posso chiedergli una cosa? Tu sei padrone, Mattia. Allora, siccome io so che tu hai anche tra le tue sportive anche Michela Moioli, giusto? Sì. La campionessa di snowboard. Io l'ho conosciuta l'anno scorso e l'ho intervistata perché io faccio lo speaker per X Master a Senigallia. Sì. E lei è stata sponsor, è stata presente lì con noi, è stata simpaticissima e ci ha proprio dimostrato che, insomma, se vedevi proprio una ragazza molto giovane che si è appassionata, come hai detto tu, a questo sport, e non c'è altro al di fuori di questo sport, e vedere che trovi un lavoro, come un po' posso aver fatto anch'io ed Enrico, trovi nel tuo lavoro una passione e il modo per guadagnare anche, quella è la cosa migliore, perché non ti sembra ti passa il tempo in una maniera diversa. Ecco, Michela, Mattia, ti voglio bene, Mattia. Guarda, Mattia, una cosa importante è che loro non diventano ricchi con questi sport, perché purtroppo sono sport che, a differenza del calcio, non ti arricchiscono. Però vedi che al primo posto c'è la passione. Michele è una medaglia d'oro olimpica, stiamo parlando di una medaglia d'oro olimpica. Allora, se Dio vuole, ma anche Andrea vuole, nel senso, noi speriamo di averli con noi in trasmissione più avanti, gli sportivi, naturalmente, che diano una testimonianza anche sul discorso che per la radio della donazione del sangue. E Andrea, allora tu sarai costretto a riesserci dei nostri, questo è poco ma sicuro.
E la seconda cosa, ti invito, te lo faccio adesso, noi sarà il 27 luglio, ma ho il timore, insomma, comunque il 27 luglio è anche vicino a casa tua perché saremo a Oderzo. Ti invito già da adesso di essere dei nostri sul palco e sarebbe bellissimo. E io ti dico già che ci sarò. Grazie Andrea, grazie, grazie perché Andrea, l'unione fa la forza sempre. Grazie mille, ci sentiamo più avanti. Ricordiamoci che da soli non andiamo da nessuna parte, dobbiamo fare squadra tutti. Andrea, grazie, sei il numero uno. Grazie a voi. Ciao. Andrea, salutami Lorenzo Fernandi.